aspettative della vigilia e la carta tecnica della corsa, con Spirit Man che adesso ha scavallato pari e paga 2,07, tutto è pronto, si va in partenza. Prima corsa di Palermo, corsa valida come seconda tris della giornata ippica in 15 al via. Chiari al gioco i favori per Spirit MN numero 3 dello schieramento, si va allo stacco, stacco che vede proprio il favorito Spirit MN assumere il comando nei confronti di Raggio che è partito bene e si sistema in seconda posizione, per linee esterne Poiana Griff che non trova spazio, mentre anche Reflex Griff ha trovato un posto in corda e quindi si sistema in terza posizione. I cavalli stanno percorrendo la prima piegata con il favorito Spirit MN, quota di chiusura 1,91, quota ormai definitiva a guidare. Per linee esterne è rimasta condannata Poiana Griff che si limita ad accompagnare, seguono Raggio, poi il 4 di Reflex Griff e il 2 di Ratatouille Font. Per linee esterne prova a guadagnare terreno Realino. Primi 600 metri di Spirit MN in 44,7 da 1,14,5 al chilometro. Nel frattempo Realino scavalca Poiana Griff e si pone a diretto contatto del battistrada, anche Nuvolare di Stra prova a farsi strada per linee esterne, siamo a circa metà gara con Spirit MN, Raggio, poi via via tutti gli altri con Nuvolare di Stra che insiste all'esterno, ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro che Spirit MN raggiunge in un sollecito 1,14,9, però continua a progredire per linee esterne Nuvolare di Stra con Realino a contatto, gli altri tutti in difficoltà, si era un po' ingabbiato Reflex Griff che soltanto adesso ha trovato la destra libera e prova a ricucire un gap che comunque è abbastanza consistente, davvero sfortunato nella circostanza il cavallo di Giuseppe Porcio Junior che comunque prova quantomeno a inserirsi nella terna, terna che al momento vede al vertice il favorito Spirit MN nei confronti di un avversario davvero pugnace come Nuvolari di Stra. Anche Reflex Griff adesso si fa sotto e insiste, insiste Nuvolari di Stra e sul traguardo è Nuvolari di Stra che prende la meglio nei confronti di Spirit MN e di Reflex Griff. E chi ha seguito la nostra presentazione sa che avevamo detto come Nuvolari di Stra era stranamente trascurato sia stamattina a quota fissa, aperto addirittura a 12 da Betflag, sì qua al gioco, pagava 12 fino a un paio di minuti prima della chiusura, poi qualcuno ci ha visto giusto, lo ha giocato e alla fine paga 6,79. In sediolo Antonino Pecoraro Junior, i colori di Antonino Pecoraro, il training di Franco Puccio, sul mio cronometro un tempo attorno all'1,15,3, 1,15,4, ha perso, ma tutto sommato non ha demeritato il favorito Spirit MN. Sfortunatissimo Reflex Griff, liberatosi troppo tardi dopo aver perso del terreno, forse avrebbe potuto vincere. In numeri 14,3,4, l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare della prima corsa di Palermo, seconda tris della giornata ippica.